Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori e logicamente tutti quelli che hanno seguito fino ad ora le trasmissioni di Liberi.tv. Questa sera, che conduce la puntata della mia parte radicale, Riccardo Cristiano, che sono io, e la nostra consueta opinionista Silvana Bononcini. Ciao Silvana! Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Silvana, io a questo punto io inizierei la nostra bella puntata, la nostra chiacchierata, la chiamerei così, parlando un po' di Emma Bonino, che è al Ministero degli Esteri, e ci domandiamo cosa ne pensi tu e, non so, parlaci un pochino di questa novità. Sì, una bella novità cui che era una speranza e si è realizzata e che mi conforta molto perché sono certa che Emma darà lustro al paese e troverà soluzioni che tanti altri imbalsamati burocrati non hanno mai preso in considerazione. Fa fede tutta la sua storia, quella di commissario europeo, quella legata al Partito Radicale Transnazionale, tutte le battaglie che parevano impossibili all'inizio, ma che sono diventate vittorie. Quindi, in questo io su di lei ho profondo rispetto, profonda stima, la conosco perché ho passato con lei una buona fetta della mia vita. So la sua decisione, so il suo carattere e so il suo pragmatismo, quindi sono certa che farà un buon lavoro. Leggo in giro, a parte alcuni commenti veramente stupidi, ma che dimostrano la pochezza di chi li esprime, un grande entusiasmo almeno nell'ambiente degli ambasciatori all'estero e negli ambienti della Farnesina. Vedremo cosa riuscirà a fare. Tra l'altro, Silvana, diciamolo per chi non lo sapesse, che Emma Bonino è stata in passato anche europarlamentare e quindi conosce molto bene le questioni europee, extraeuropee, e non è appunto un ministro dell'ultima ora come ce ne sono in questo momento in Parlamento. E la preparazione di Emma è fuori discussione, riconosciuta a destra ma anche sopra e sotto. E ha solo un difetto che è radicale, però evidentemente questa volta è diventato un pregio. E bisogna applaudere l'intelligenza di chi l'ha proposta, a me pare di aver letto che sia stato un'imposizione, una decisione di Napoletano. Se così è, si è dimostrato ancora una volta di essere uno dei pochi saggi ancora nel nostro paese. Tu, Silvana, adesso ti faccio una domanda che esula un po' dal ruolo che ricopre adesso Emma Bonino. Tu come l'avresti vista nelle vesti di Presidente della Repubblica, visto che si era paventata l'idea e almeno all'inizio sembrava potesse esserci una donna come capo di Stato? A parte il fattore di vederci una donna, fossimo stati in una repubblica presidenziale, Emma avrebbe certamente vinto. In questo melmoso sistema italiano non ce l'avrebbe fatta mai perché non ce l'ha fatta e non, uno ci sperava perché la speranza uno non rinuncia mai. No, Ma il chiaro. realismo dice che non sarebbe stata accettata e ci sono ancora troppi cattolici. Fintanto che vediamo dei gruppi che fanno delle discussioni su sulla foto con Emma che sta praticando un aborto all'epoca del CISA e la dicitura Emma uccideva con le pompe da bicicletta, ecco,
sta a significare che l'ignoranza è ancora tanta, il pensiero che riflette solo un'ideologia e non una capacità di raziocinio si ferma delle sensazioni e delle opinioni e non va alla realtà delle cose. Io in quel periodo ero giovane, devo dire che ero abbastanza acculturato per sapere e per poter procurarmi la pillola, però molte altre finivano sui tavolacci delle mammane, quindi con degli aborti, gli davano intrugli, bucavano i feti con dei ferri da calza, molte ci rimettevano la vita, chi poteva e andava all'estero, in Svizzera, in Inghilterra, e i più umili invece erano ridotti a una situazione veramente pericolosa per la salute e in condizioni proprio indecenti. Io a chi parla di omicidio, a chi parla di assassinio, voglio replicare che nessuna donna affronta un aborto con animo lieto e con leggerezza. È un trauma che credo in molti uomini, se ragionano così, non riescono a capire. È veramente un dramma. Credo che al di là dell'autodeterminazione della donna a decidere della vita di questo eventuale figlio, faccia i conti, debba fare i conti con la situazione in cui questa donna si trova, purtroppo abbandonata, sola a decidere, sola ad affrontare questo problema che non è facile, non è preso con leggerezza, però molti hanno questa severità, questa durezza, senza realizzare che proprio con questa legge gli aborti sono calati, e se l'Italia fosse un paese almeno decente, ci sarebbe un buon programma di consultori per riuscire a far sì che le donne sappiano come prevenire una gravidanza indesiderata. Silvana, scusi, sì. Ti interrompo, perché comunque tu hai aperto, diciamo, un dibattito parlando appunto di aborto clandestino, di ricorso a, appunto, alle partenze all'estero per abortire, un po' quello che sta succedendo oggi per quanto riguarda l'eutanasia. Perché le similitudini sono tante, sia per quanto riguarda l'aborto prima e sia per quanto riguarda l'eutanasia adesso, sono delle battaglie radicali che pare interessino non solo esclusivamente le persone appartenenti al mondo radicale, ma anche i comuni cittadini che si avvicinano ai banchetti per firmare, diciamolo anche qui in trasmissione su liberi.tv, in questo momento in Italia si stanno raccogliendo le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla eutanasia legale e il testamento biologico. Vogliamo parlare un attimo di questa novità, che comunque novità non è, perché l'associazione Luca Coscioni è da anni che si batte per legalizzare l'eutanasia o comunque normare la questione del testamento biologico, e del caso di Pier Giorgio Welby e quindi anche di Mina Welby? Vedendo quello che succede oggi mi è tornata alla mente una discussione con Piero, il quale allora sosteneva, eravamo nel 2002-2003, che l'eutanasia era un tabù che difficilmente si sarebbe riuscito a rimuovere e che difficilmente se ne sarebbe pure parlato. Infatti tutta la sua azione politica è stata volta
fare discutere di questo tema. E nel thread eutanasia che c'era nel forum dei radicali, c'era di tutto, c'erano cattolici, c'erano integralisti, c'erano laici, e abbiamo parlato più o meno finché lui è stato in grado di riuscire a scrivere, sviscerato ogni tema, ogni discusso animatamente, persino con sgreccia, con altri, che erano veramente una sofferenza perché erano cattivi, non era una battaglia per alcuni di idee e di posizioni diverse, era proprio una crociata. E allora Piero era convinto che non ci sarebbe voluto molto più tempo, molto tempo per arrivare ad avere l'eutanasia. E io adesso lo dicevo con Mina l'altro giorno, Piero sarebbe contento perché il clima a me pare un attimo diverso. Vabbè, io poi sono di parte, frequento molto ambienti in cui sono sensibili a questi temi. Noto comunque che ci sono anche molti cattolici che dovrebbero parere i più restii a questa cosa, che invece tra una sofferenza senza alcun senso preferiscono l'eutanasia. D'altronde l'Italia è il paese in cui, da studi fatti, che adesso non so dirvi con precisione, però so che ci sono, c'è un'eutanasia illegale nelle rianimazioni e in molti reparti succede che si decide di avvicinare o di smettere di far soffrire dei malati, però non si deve dire, non si deve fare, non se ne deve parlare, anche perché la morte in Italia, penso, parlo dell'Italia perché la conosco meglio, è un grosso tabù, è una grossissima paura. Io ho fatto la caposala per tanti anni e ho visto un'infinità di approcci a questo problema. E se sei anche, per me anche e soprattutto un fatto culturale, se hai e anche di capacità di sviscerare il tema, però la morte è sempre una cosa molto di là da venire. Chi ha dei malati ridotti nelle condizioni di Piero o di Eluana o di altri e scopre in quel momento il problema perché prima non lo ha visto mai, viene un po' nascosto per pudore, perché sono lasciati soli in queste situazioni allucinanti, e quando ci arrivano, io ho visto molta gente cambiare veramente opinione e augurarsi di dare la dolce morte, nel senso che quando alcune sofferenze diventano, o anche solo il vivere, diventa insopportabile, è legittimo che una persona decida per sé. Molti confondono il suicidio assistito con l'eutanasia, ma l'eutanasia è una decisione per se stessi. Noto anche che molti si stanno esponendo e danno anche rendono pubblica la loro situazione e la loro intenzione, che chiaramente stimola il dibattito e stimola anche le coscienze, probabilmente, a ripensare questa chiusura e questa volontà di non ragionarci su. Però è una cosa che prima o poi si dovrà ottenere, perché i tempi, il mondo cambia, il mondo è grande, è più a contatto, quindi uno si confronta con altri paesi, si confronta con altri sistemi, e fortunatamente la Chiesa Cattolica sta calando
di numero e stanno calando soprattutto questi personaggi integralisti cattivi veramente, che di cristiano hanno poco e niente, e io spero che. Sì, ma no, a tal proposito, io quello che ho rilevato, bene o male, dai commenti delle persone che si avvicinavano ai tavoli quando andavo per fare le interviste, succedeva spesso che, come dice anche, forse anche Marco Pannella, le persone sono molto più pronte della politica a recepire determinati temi che possono sembrare alle volte molto controversi, come nel caso dell'aborto, come nel caso dell'eutanasia, e altre tematiche, diciamo, sociali legate ai diritti civili. Tu poco fa facevi il paragone inerente alla Chiesa Cattolica, che sta cambiando rispetto a qualche anno fa. Ma non pensi che più che la Chiesa Cattolica stia cambiando, siano le persone che si stanno rendendo conto, i credenti, e non li vorrei definire proprio cattolici, i credenti, si stanno rendendo conto che forse quello che è il Vaticano, comunque che era la Chiesa Cattolica di qualche anno fa, non li rispecchiava? Cioè, magari il messaggio che si voleva dare, il messaggio del Vangelo, il messaggio cattolico, appunto, era differente poi da quello praticato nella vita di tutti i giorni da, non so, qualche vescovo, qualche cardinale, se non addirittura del precedente Papa. Comunque, non noti magari che siano più pronte le persone e non tanto le istituzioni, siano esse istituzioni clericali o istituzioni laiche. Ma devi ragionare su una cosa, che il divario tra la gente e il politico è enorme, cioè il politico non fa delle cose perché sono opportune, perché ha un'idea, perché il paese chiede queste cose. Il politico Certo. per la maggior parte tira a campare. E non rischia di diventare impopolare per fare una cosa opportuna, cerca di accontentare diverse forze. Io prima facevo proprio riferimento ai credenti, non alla Chiesa Cattolica, perché Certo. io ecco, non mi esprimo sulla Chiesa Cattolica, perché mi sa che ne direi troppe, quindi non va bene. Comunque, io sto dicendo che il mondo, anche quello che afferisce alla Chiesa e al pensiero cristiano, sta cambiando, perché le Certo. informazioni sono più disponibili, sono tante, e quindi e sono variegate, sono di più paesi, quindi uno si confronta anche poi con l'arretratezza propria e con il pensiero un pochino più illuminato di altri. Sì. Io ho vissuto ai tavoli come te molti anni della mia vita, e ho notato, e poi ne discutevo una sera con Mina al telefono. C'è una chiesa di base che ha atteggiamenti molto più aperti delle gerarchie ecclesiastiche. Tra l'altro, queste persone sono costrette a vivere in una incoerenza con il loro modus operandi, con la loro vita, cioè. È la storia di preti pedofili, di preti che hanno l'amante, cioè di comportamenti. Io non sto a discutere se un sacerdote apprezza una donna. Io non credo al celibato dei preti, non credo a questa durezza, a questa cattiveria che ha la Chiesa Cattolica, per esempio, nei confronti dei divorziati, che non li ammette al sacramento della comunione. Quindi ci sono troppe cose che non hanno veramente senso per. Ivana, posso dire una cosa a proposito di questo? Perché ho delle fonti, diciamo, interne,
mi dicono che comunque la questione della confessione e poi del prendere la comunione per quanto riguarda i divorziati è a discrezionalità del prete. Cioè, anche qua ci sono sempre, diciamo, i preti più assoggettati forse al Vaticano e altri Illuminati. che invece, illuminati, esatto, e altri che invece navigano per conto loro, magari applicando, ripeto, il Vangelo e non non lo so, qualche cosa che viene appunto dal Vaticano stesso. Beh, io invito tutti chi ci ascolta e chi ci ascolterà ad acquistare un libro che per me è illuminante a proposito, ed è quello di Bertrand Russell, che è il Perché non sono cristiano. È veramente tutto un discorso logico che ci spiega la differenza tra chi non è credente e chi è credente. E magari uno comincia a ragionarci su. Chiudiamo con la Chiesa perché qui Sì, diventiamo un no, po'. no, no, boh, chiudiamo con la Chiesa. Io a questo punto, guarda, Silvana, farei una piccola parentesi, visto che mancano soltanto 6 minuti al termine della nostra trasmissione, che come vedi il tempo vola ed è una chiacchierata molto piacevole tra me e te. Tu sei una nota animalista e parlerei anche in quest'ultima parte della situazione, diciamo, relativa agli animali, che tu comunque ti occupi di tanti gatti, hai la pagina Facebook Genitori di Berta. Ci vuoi parlare un po' di queste attività e magari pubblicizzare anche la possibilità di sostenerti attraverso anche dei piccoli versamenti per le tue battaglie che svolgi quotidianamente? Beh, per questo io sono continuamente a caccia di geni. Io non, ho i gatti, non riesco a prendere cani in casa, però ho avuto la malaugurata idea di accettare l'amicizia di un'amica animalista e sono rimasta catturata. È lo stesso di questo degli animali, di come sono trattati in Italia, è la stessa cosa di come sono trattati nelle carceri in Italia gli italiani o anche gli stranieri, cioè gli ultimi e i più indifesi sono veramente soggetti a comportamenti di persone che sono inqualificabili. Se te vai da Roma in giù ne vedi di tutti i colori, nei canili, ce ne sono alcuni che sono assolutamente delle infamie. E io con altra gente su Facebook, raccolti tra gli amici, ovunque, raccogliamo dei fondi perché li togliamo. Quelli che incontro con più sfiga, io tiro a portarli fuori e metterli in stallo. E questo è affidato solo alla buona volontà delle persone che amano gli animali. C'è una bella rete, quindi intanto abbiamo festeggiato che anche tu eri, insieme a Marco, uno dei genitori di Berta, la sua Sì. felice adozione, e adesso è là che corre in un giardino bellissimo con le sue 3 gambe. Ma alla fine Berta quanti genitori ha al momento? Genitore non è più perché adesso è una mamma, Adesso è una mamma, ecco. È è stata stata adottata, adottata, diciamolo, diciamolo, è diciamolo, stata diciamolo. adottata a Milano da una persona che è rimasta colpita. Berta era un bellissimo cane, è un bellissimo cane, ha solo un problemino che nel canile dito in cui era è stata mantenuta per oltre 3 anni con un arto in cancrena, e quando si è riusciti a portarlo fuori non si è riuscito a salvare, e quindi adesso è una bellissima tripode, però corre come una pazza, mi dicono che si rotola nell'erba, e un po' mi dispiace perché era un po' mia, però fortunatamente la madre ci manda notizie in continuazione, quindi speriamo che qualcuno vada anche a farci vedere qualche foto.
Silvana, Ma ci è... sono tanti cani come Berta. Tu, diciamo, ti occupi, hai detto, dei gatti. Comunque, le situazioni di cani come Berta sono tante. Io, siccome il tempo è praticamente scaduto, consiglierei ai nostri amici web ascoltatori di contattarti sicuramente sul tuo profilo Facebook, perché è molto più facile da raggiungere. Giusto, posso dare come riferimento la tua pagina Facebook, Silvana Bononcini? Certo, ma l'hai già fatto. Esatto. L'ho già fatto, esattamente, hai ragione. No, anche perché chi ti vuole contattare, vede innanzitutto attraverso il tuo profilo le foto dei gatti che tu vai a postare, vede le foto di Berta, ma vede Stamattina, soprattutto le attive. stamattina nella colonia di Montalto Vecchio ho scoperto un micino che avrà 15 giorni, occhietti Addirittura. aperti, grasso come pochi. Sono riuscito anche a carezzarlo, spero quello si faccia un po' domestico. Comunque sono lassù contenti, quindi va bene così. Quindi diciamolo a tutti, quello che ripaga veramente è l'affetto di questi animali, di questi gatti, di questi cani, che anche se tu fai tanti sforzi nel cercare di mantenerli, nel cercare di renderli una vita civile, hai bisogno comunque di sostegno, ma sono loro che poi ti ripagano con l'amore e con l'affetto, vero? Sì, io Bene. non dico, non affermo che preferisco gli animali agli uomini perché è una cosa insensata. La mia differenza è che loro sono molto più indifesi, quindi cioè, tu consideri se non hanno da mangiare, sì, qui c'è una cultura per cui possono cercarsi dei topi. Però sono molto più ciccioso adesso che io gli porto i crocchi e i bocconcini di prima, cioè Certo, più gatti. probabilmente li abituiamo male, però non mi interessa, rinuncio ad altre cose e provvedo a loro con molta soddisfazione. Silvana, io da parte mia ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato con la mia parte radicale, una tua idea, una tua trasmissione. Liberi TV è vicina agli animali e naturalmente seguiamo con attenzione le tue campagne, le tue battaglie. E a questo punto io ti ringrazio nuovamente da parte anche di Liberi TV. Cedo la linea a Donato Volpicella per la regia e per il proseguimento delle trasmissioni e speriamo di vederci presto, anche perché tu hai sempre qualcosa da raccontarci, in quanto sei la nostra opinionista, una persona molto preparata e che soprattutto ha molta esperienza. Quello che ci hai detto su Emma Bonino ci ha gratificato molto e grazie ancora Silvana del tempo che ci hai dedicato. Buona serata a te, Silvana. Grazie a te, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori.